Faccio scaldare in una padella un giro di olio. Aggiungo lo speck tagliato a listarelle. Lascio rosolare per qualche minuto. Quindi trasferisco in un piatto, tengo da parte e mi servirà successivamente. Faccio rosolare nella stessa padella uno spicchio d'aglio e i funghi champignon freschi tagliati a fette. Aggiungo anche i funghi porcini, quelli surgelati. Lascio cuocere a fiamma medio-alta per circa 10 minuti. A fine cottura aggiungo il sale e il prezzemolo tritato finemente. Trasferisco i funghi ancora caldi, poco alla volta, sul tagliere con un coltello trito finemente. In una ciotola capiente metti i funghi tritati. Lo speck, la scamorza a cubetti, il formaggio grattugiato, la crescenza, infine una spolverata di pepe macinato. Mescolo bene il tutto, ottengo un composto omogeneo e cremoso. E ora procedo cuocendo i conchiglioni in acqua bollente salata. A metà del tempo di cottura, riportato sulla confezione, scolo e trasferisco in una ciotola capiente. Verso un giro di olio, mescolo molto delicatamente. Questo mi servirà per non farli attaccare tra di loro. Lascio intiepidire. Cospargo il fondo di una pirofila da forno con un generoso strato di besciamella. Procedo farcendo i conchiglioni, man mano li adagio a raggiera nella pirofila. Termino spolverizzando il tutto con il formaggio grattugiato e un giro di olio. Faccio cuocere i conchiglioni in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti o fino a quando la superficie risulterà bella dorata con quella irresistibile crosticina. Una volta pronti, sforno e lascio intiepidire per qualche minuto prima di servirli. Conchiglioni, funghi e speck, un primo piatto semplicissimo da preparare, davvero goloso e speciale, con un ripieno morbido, saporito e vellutato. Sono talmente buoni, gustosi e appetitosi che sono il piatto perfetto per le vostre occasioni speciali. I conchiglioni è un formato di pasta molto versatile, si presta a tante farciture appetitose, perfetti per sbizzarrire la fantasia. Se vi piacciono le mie ricette, miei carissimi amici, consiglio di iscrivervi al mio canale. È gratis. Consiglio di attivare anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie ultime ricette.